Ed eccoci qui con Hell in a Cell, signori. Lo show inizia adesso. Il primo ad entrare è Cesaro. Come ben sapete, come ben potete ricordare, Cesaro ha un match stasera valido per il titolo intercontinentale. È passato tra le file di SmackDown quando Triple H, dopo che Cesaro stesso ha vinto il Best of Five contro Jack Swagger, ha praticamente staccato il contratto che lui pensava fosse un'opportunità titolata per il titolo degli Stati Uniti, ma invece Triple H aveva architettato tutto per mandarlo, relegarlo a SmackDown. Cesaro allora non si è sentito per nulla svalutato, anzi ha preso la palla al balzo e ha chiesto un'occasione per il titolo intercontinentale di Finn Balor. Lo stesso campione attuale ha deciso di accettare la sfida e dunque di non farsi attendere. Tuttavia, i due, per una serie di situazioni, si sono ritrovati ad essere sia amici che nemici, perché Finn Balor, durante un match contro Braun Strowman nelle scorse puntate di SmackDown, perse, se ben vi ricordate, e grazie anche all'intervento di Bray Wyatt stavano per avere la meglio su di lui, potevano anche infortunarlo e chissà rendere il titolo vacante in favore di un possibile cambio senza alcuna difesa titolata del campione stesso, magari facendolo vincere proprio a Braun Strowman. Mentre invece l'intervento tempestivo, rapido di Cesaro gli ha salvato veramente, proprio lo ha salvato, perché Cesaro è stato così rapido che non solo ha bloccato Strowman, ma ha anche bloccato sul nascere qualsiasi azione avesse in mente Wyatt di fare. I due affrontarono la Wyatt Family la puntata dopo, nonché ultima puntata di SmackDown prima di Hell in a Cell, vincendo. Infatti i due hanno concluso con un'esultanza su entrambi gli angoli, ma sapevano che questa sera potrà esultare solamente uno dei due. Chi sarà? Finn Balor, mantenendo la propria cintura e quindi mantenendo il proprio status di campione, o sarà Cesaro, che dimostrerà Triple H di aver avuto torto sui suoi conti e di conseguenza avremo un nuovo campione intercontinentale? Questo lo vedremo durante il corso del match. Sicuramente i due non deluderanno, daranno spettacolo. E niente, l'entrata di Finn Balor, ragazzi, è veramente molto bella, sempre scenica, meravigliosa. Poi quando è Demon Finn Balor, c'è sempre qualcosa da aspettarsi in più. Non sarà facile per Cesaro, ma nemmeno Finn deve rilassarsi, perché ha dimostrato nelle ultime settimane che Cesaro è un contendente davvero di alto livello. Godiamoci il resto dell'entrata di Finn Balor, che ancora durerà per qualche secondo, e poi iniziamo col nostro opener. Si alzano le luci per un istante. Siamo pronti. Prendetevi uno snack, una bibita fresca e preparatevi, perché il match sta per avere inizio. Ecco la grafica che ci dimostra che questo match è valido per il titolo intercontinentale. Siamo pronti, tutto è pronto. L'abito delle ultime disposizioni e si parte! Si parte! I due subito si studiano. Cesaro prova un dropkick che gli riesce, molto fortunoso. Adesso lo prende. Finn Balor non si aspettava questa reazione. Suplex! Aglia, Finn Balor, come ho già detto prima, deve stare molto attento, perché non sembra, ma Cesaro ha mille risorse. Finn Balor è costretto addirittura ad uscire perché deve riprendersi. Rientra. È sempre Cesaro. No! Devio questo belli tu belli suplex, Finn Balor. Potrebbe essere la ripresa. Balor a terra Cesaro. Ragazzi, questo sarà un match che promette tante emozioni. Calcio alla schiena. Finn Balor prende Cesaro. Cos'è, una powerbomb? Sit out powerbomb. Ancora è presto per provare schienamenti, ma intanto questi sono colpi che lasciano il segno. Cesaro però è ancora vigile e devia. Ancora dropkick. Lo svizzero usa spesso queste manovre. Finn Balor intanto reverso un altro calcio e lo atterra con un braccio teso.
I due fanno una serie di batti e ribatti, sono molto equilibrati in questa prima fase del match. Baylor prende alle spalle Cesaro, che lo atterra. Ancora Finn cerca di dare questi colpi di assestamento per indebolire la scorza dura di Cesaro. Bellissimo Enziguri alla testa. I colpi alla testa sono fondamentali, perché come ben sapete Finn Balor ha il suo reparto mosse la 1916. Ora Cesaro sale sulla terza corda dopo aver effettuato un uppercut ai danni del Demon Finn Balor. Cesaro si lancia, diving crossbody deviata, e ora calcio al braccio di Cesaro. I due ancora continuano ad avere questi batti e ribatti. Cesaro con la Ricola Bomb. Oddio, Finn Balor viene, riesce a reversare l'attacco. Cesaro è stordito, prova a fuggire. Finn Balor, no, si distrae e Cesaro riesce a riprendersi. Cosa vuole fare Cesaro? Sharpshooter! Sharpshooter! Ai danni di Finn Balor! Cederà! Cederà! Oddio! Finn Balor! Ribalta tutto! È stato un bel tentativo quello di Cesaro! Sling Blade! Dove va? Finn Balor esce dal ring. Sta prendendo qualche oggetto. Vediamo cosa prenderà. Una sedia! Colpisce Cesaro alle spalle. Tuttavia questo è un Extreme Rules match. Ho dimenticato di citarlo all'inizio, ma d'altronde non c'è squalifica, quindi chissà quali oggetti, cosa utilizzeranno i due per distruggere il proprio avversario. Finn Balor si lancia, ma evita tutto Cesaro. Poteva essere un colpo che poteva mettere fine alle sorti del match, ma è ancora troppo presto. Cesaro aspetta. Finn Balor cerca di ricaricarsi anche grazie all'ovazione del pubblico, colpito con la sedia. Ancora Cesaro ne approfitta. Finn Balor è a terra. La stessa arma che doveva utilizzare Finn Balor se la sta ritrovando adesso contro. Cesaro rialza Finn Balor. Cosa vuole fare? Norton suplex? Oh. No vabbè ragazzi, no vabbè. Questa mossa è incredibile. Cesaro ha fatto uno spettacolo di magia, signori. Quanta forza ha avuto nelle braccia per compiere questo gesto atletico. Belli tu, belli suplex sulla sedia. Aglia, questa fa male. Questa fa male, ma la mossa di prima, ragazzi. Mamma mia, cosa è stata la mossa di prima. Cesaro porta Finn Balor verso le corde. Oh oh, sono guai adesso, sono guai. Cesaro, springboard uppercut, schienamento, conto di uno. Wow, wow, solo conto di uno. Ricordiamo che è stato aggiunto alla card e che sarà il prossimo match in linea Braun Strowman contro Sami Zayn. Adesso ritorniamo all'interno del quadrato e vediamo Cesaro che connette le sue triple gut wrench suplex. Intanto è stata aggiunta una scala. Chissà cosa è successo. Le immagini che ci arrivano dalla regia, direttamente dal montaggio, ci mostrano questa sequenza del match, ma non è chiaro come è stata presa la scala e come è arrivata lì, ma sicuramente verrà utilizzata. Cesaro che voglia riprovare la diving crossbody, stavolta è stordito. Finn Balor riesce, riesce, che sia la fine. Uno, due, wow, si libera per il rotto della cuffia. Finn Balor si libera. Nel frattempo vediamo anche un tavolo posto all'esterno del quadrato. Cesaro lo prende per portarlo all'interno del ring. Rientra Finn Balor, però non si adagia sugli allori e lo colpisce. Cosa vuole fare Finn Balor? Oh, ho capito. Che sia la coup de grâce, che sia la coup de grâce. Connessa! A sorpresa! A sorpresa! Uno, due. Sì, vabbè, non ci posso credere. Si è liberato al conto di due. Ma proprio non era neanche due, quasi tre, proprio due. Quante risorse hanno entrambi gli atleti. Stanno resistendo a delle manovre poderosissime. Ci vuole tanta resistenza e i due la stanno dimostrando. Finn Balor, powerbomb,
distrugge il tavolo e prova questo schieramento. Conto di uno, due, si libera. Mamma mia, stavolta veramente Cesaro è andato vicino alla sconfitta. Finn Balor vicino alla vittoria, però è ancora vigile. Mamma mia, quante energie, quante mosse, quanti scambi. È un match incredibile. È un match incredibile, gli European Uppercut. Cesaro prova lo schieramento. Che sia la volta buona. Uno, due, no. Per un niente, per un niente Cesaro. Anche stavolta stava per vincere. Adagia la scala sull'angolo. Finn Balor lo trascina verso l'angolo opposto. I due fanno una serie di batti e ribatti. Ancora Finn Balor lo trascina stavolta lui e lo adagia sulla scala. Finn, no! Reversa Cesaro. Cesaro! Mamma mia, i due non riescono a completare una manovra offensiva che uno devia l'altro e viceversa. Finn Balor cosa vuole fare? Finn Balor adagia sull'angolo. Oh oh. No, 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 no. Addirittura si appoggia sulla scala. Shooting dropkick! Shooting missile dropkick! Schieramento! Uno! Due! Finn Balor qui ha sbagliato. Poteva procedere con la coup de grâce, perché dopo il dropkick c'è sempre la coup de grâce o il suo tentativo. Invece ha provato a schienarlo, pensato che fosse abbastanza, ma non è abbastanza. Prende un tavolo e lo adagia sull'altro angolo. Chissà cosa vuole fare Finn Balor. E Cesaro ne approfitterà di questa situazione. Ancora due serie di calci, pugni. Blocca questo calcio con una poderosissima, con un poderosissimo elbow. Reverse jawbreaker. Lo scaraventa verso l'angolo. Aglia, aglia, Cesaro rischia. Cesaro rischia. Cesaro, oddio, German suplex che spacca addirittura la scala. Ancora sull'altro angolo, ma Cesaro non riesce a dare una controoffensiva. Finn Balor, ancora powerbomb. Mamma mia. E stavolta è finita, ragazzi. Due mosse così sono irresistibili. Uno, due. No, no, vabbè, io mi rifiuto a crederci, ragazzi. Uppercut di Cesaro che non si arrende, non molla. Vuole quel titolo intercontinentale, vuole vincere. Ce la sta mettendo veramente tutta, sta resistendo a tutto, ragazzi, tutto. E ancora vedete com'è fresco, come procede con i suoi sgambi. Uppercut all'angolo, all'angolo, ancora subisce Finn Balor. È come un treno merci Cesaro in questo momento. E ancora altro uppercut. Ne vogliamo un altro? Ancora altro uppercut. E concludiamo con un dropkick. Mamma mia Cesaro, mamma mia, che cosa ha combinato nel giro di due secondi. Finn Balor si è beccato 700 uppercut. Ma non è abbastanza, non è abbastanza bellissima. Prima reversa la controffensiva e poi conclude con una poderosissima DDT. No, Balor si distrae. Che sia la volta buona, Rico, la bomb connessa. E adesso lo chiama, lo chiama, lo chiama a sé. No vabbè, vuole fare la neutralizer. Oddio, connessa pure la neutralizer. Schienamento. Uno, due, si libera Finn Balor. Mamma mia, mamma mia, neanche Cesaro ci crede. Pensava di avercela fatta. Lo pone verso le corde. Finn Balor. Oddio, roll up. Roll up. Uno, due. Non ci credo, vince così. No, vince così. Ma veramente è stato un match meraviglioso. Finn Balor dunque mantiene il suo titolo intercontinentale. Ma che match è stato, ragazzi. Match meraviglioso, un opener migliore non poteva esserci. Siamo partiti col botto. Certo, da un lato dispiace, dispiacerà sicuramente a Cesaro di aver perso in maniera così sciocca, ma dopo tutto ciò che si erano dati i due ci può anche stare. E adesso è il momento di Braun Strowman, il mostro in mezzo agli uomini,
cammina. Ragazzi, è veramente una macchina da guerra. Come avete potuto notare dalle ultime puntate di SmackDown, Braun Strowman si vuole imporre non solo come membro della Wyatt Family, ma come membro dominante all'interno del roster di SmackDown e chissà, magari all'interno della nostra universe. Intanto stasera affronterà Sami Zayn. C'è stato un momento in cui Sami Zayn, John Cena e affrontarono AJ Styles e The Miz, se ve mi ricordate. Il match fu vinto da Sami Zayn e Cena, perché Styles e The Miz erano in rivalità e di conseguenza non riuscivano a collaborare. Ma perché c'entra Strowman in tutto questo? Perché dopo la vittoria del duo, Strowman attaccò sia Sami Zayn che John Cena, schiantandoli al terreno con la sua running power slam. E allora diciamo che Sami Zayn, a porte chiuse, ha chiesto un match a Shane McMahon contro il mostro in mezzo agli uomini. Riuscirà da solo a spuntarla contro questa bestia, contro questa macchina da distruzione? Non lo sapremo, ma Sami Zayn, qualora dovesse riuscire a vincere, si giocherà una grossa opportunità per arrivare magari ai piani alti della federazione e soprattutto del roster di SmackDown. Il match sta per incominciare. Si parte! Sami Zayn subito! Subito con un dropkick alle spalle. A terra ora Braun Strowman, non ci voglio credere. Braun Strowman è a terra, Sami Zayn è agguerritissimo. Sami Zayn, calcio alla schiena. Ancora pugno. Calci, calci, ancora calci. E Braun Strowman, basta, basta. Big boot da parte di Braun Strowman. Ora serie di pugni all'addome. Mamma mia ragazzi, guardate quei pugni. Con quale potenza, con quale proprio rabbia li dà. Mamma mia, mamma mia. Una vittoria contro Sami Zayn lancerebbe ulteriormente Braun Strowman. Bellissima ricarrana. Ragazzi, Sami Zayn stasera non mi sembra intenzionato a perdere. Ancora calcio alla schiena. Si lancia con questo springboard moonsault. Braun Strowman è a terra. Non ci credo. Braun Strowman in questa prima fase le sta prendendo. Sami Zayn subito vuole passare al controattacco massiccio. Sami Zayn! Sami Zayn! Vai Sami! Dropkick! È gasatissimo, è carico! Sami Zayn! Oddio! Blue Thunder Power Bomb! Alza adesso Braun Strowman! Cosa vuole fare? Magia nera! Schieramento 1! Niente, si libera Braun Strowman, ancora è troppo presto. Ci aveva creduto Sami Zayn dopo questa prima fase offensiva estrema. Sami Zayn si sta giocando tutte le sue carte migliori subito, nella speranza di sfiancare Braun Strowman. Ma quello che deve fare è cercare di colpirlo con una mossa d'impatto. Sami Zayn si reca all'esterno del ring dopo aver trascinato fuori Strowman. Sami Zayn! DDT! DDT! Wow! Mamma mia, Braun Strowman è a terra! Non mi aspettavo! Sami Zayn in una fase così arrembante, 1! Mamma mia, nemmeno conto di due ragazzi, nemmeno conto di due per farvi capire quanto ci vuole! Quanto ci vuole per atterrare uno come Strowman! Lancia verso l'angolo! Sami Zayn! Sami! Connette un'altra delle sue manovre chiave! Schieramento! Non c'è tempo, 1! Vabbè dai ragazzi, non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Due volte al conto di 1, quasi 2, e Sami Zayn si è già giocato quasi tutte le sue manovre migliori. Rimangono le luva kick e qualche altra mossa di impatto, ma cosa vuole fare? Butta ancora fuori Braun Strowman, che non riesce a reagire. Sta resistendo ai colpi. Si lancia! Ancora un'altra DDT! Sami Zayn rialza Braun Strowman. Non ci voglio credere. È già pronto, ha reversato tutto. Braun Strowman. Braun Strowman si carica sulle spalle Sami Zayn e lo schianta! Lo schianta verso la balaustra, distrugge tutto!
L'ho detto inizio match che Braun Strowman è una macchina di distruzione totale, mamma mia, Sami Zayn, ma dopo l'offensiva da parte sua non meritava di essere colpito in una maniera così dura. Ma d'altronde non è vietato dal regolamento, nonostante questo è un one versus one match normale, diciamo. Quindi di conseguenza Braun Strowman lo poteva fare, infatti l'arbitro aveva già iniziato a contare. Però Sami Zayn, mamma mia, Sami Zayn, che prestazione, che prestazione. Strowman, ginocchiata allo stomaco, reverse il dropkick di Strowman, ancora Thunder Power Bomb, uno, due, è fatta, no, si libera Braun Strowman, si libera, ma era fatta ragazzi, stavolta Sami Zayn ci è andato vicinissimo, e l'Ova Kick bloccato. Oh oh. Oh, liberati Sammy, liberati! Running Power Slam! Schieramento! Uno! Due! Non basta! Anzi no! Si ferma Strowman, ma perché? Sami Zayn striscia dopo aversi beccato la prima Running Power Slam! Oh no! Oh, ho capito cosa vuole fare! Seconda! No, vabbè, dai, basta Brown, basta! Basta! Ancora! Terza! Basta! Basta! Vuole fare anche la quarta! Connessa! E stavolta schieramento. Uno, due, tre. Nulla da fare. Sami Zayn è stato in palla per buona parte del match, ma con un mosso del genere veramente devi essere un Highlander per riuscire a batterlo. Ha fatto di tutto Sami Zayn tranne l'Uva Kick, ma niente, il massimo che è riuscito a fare è stato quasi strappargli il conto di 3 alla vittoria finale, ma il mostro stava semplicemente in fase dormiente, e quindi con ben 4 Running Power Slam ha distrutto le speranze di Sami Zayn. Ma è stato anche questo un ottimo match. Non mi aspettavo un'offensiva così alta da parte di Sami Zayn. Ma adesso passiamo al match che vede in palio i titoli di coppia. Big Show, signori, veterano ormai della nostra Universe, nonché il più longevo campione degli Stati Uniti del titolo US, con ben 5 vittorie dei pay-per-view su 7, ragazzi. Quindi ha difeso il titolo tantissime volte ed è sinceramente una delle superstar più amate all'interno di questa universe. Adesso si accinge ad entrare nel ring. L'ha de facto qual è? L'ha de facto sta che a Night of Champions lo Shield ha praticamente dato un assist a Brock Lesnar per battere Randy Orton nel suo match, dal quale alla fine uscì sconfitto e perse il suo titolo. Nelle puntate che abbiamo visto a seguire, addirittura Seth Rollins è riuscito a battere Big Show e di conseguenza ha tolto il titolo degli Stati Uniti, che rimaneva nelle sue mani da tantissimo tempo. È stato un match shock perché nessuno, nemmeno il sottoscritto, si aspettava che Big Show potesse perdere contro Seth Rollins. Ma non solo, andando avanti allora, Randy Orton ha deciso di giocare d'astuzia, togliendo di mezzo Dean Ambrose, prima attaccandolo, distruggendolo in un backstage brawl, dove prima lo ha, diciamo, colpito con un quadro elettrico, lo ha schiantato verso il quadro elettrico, facendogli portare grandi ferite. Ma non è stato abbastanza. Dean Ambrose, ritornato a Raw con delle vistose fasciature, è stato attaccato alle spalle da Randy Orton con un martello e successivamente col pad kick. Nonostante ciò, Randy Orton, mentre Dean Ambrose veniva portato fuori, ha influito ancora una volta sul Lunatic Fringe, che questa sera dunque non sarà qua per guardare le spalle ai due suoi compagni. Intanto Randy Orton, con la sua classica posa, è carico, è determinato più che mai. È stato proprio Randy Orton a chiedere a Triple H di avere questo match. Intanto sentiamo risuonare la theme song dello Shield. Signori, lo Shield. Entrambi hanno vinto i titoli di coppia, se ben vi ricordate, a Battleground. E di conseguenza, da allora sono campioni. Non hanno ancora perso. Che sia questa la volta buona, che sia! Perché
il momento di un cambio di titolo, ma soprattutto che sia la vendetta perfetta per Orton e Big Show, che nel giro di un pay per view si sono ritrovati privati dei loro titoli, ovvero WWE e US. Chissà, intanto i due bastini della giustizia entrano nel ring, sono carichi, sono pronti. Shield, come potete vedere dalla grafica, questo match è valido per il Tag Team Universal Championship. L'abito delle ultime disposizioni, si parte! Il match, non l'ho detto, ma è contornato dalla gabbia, perché per questa occasione i quattro, le quattro furie devono essere per forza contornate all'interno di una gabbia. Si parte con Big Show che atterra Roman Reigns, ora Bulldog ai danni di Seth Rollins. Guardate Big Show con quella imponenza. Non fa impressione vedere Big Show in piedi e i due a terra. Tanto Roman Reigns prova a dare questo braccio teso, ma va a vuoto Randy Orton. Intanto con la Lucha Express a terra Seth Rollins, blocca, c'è una fase confusionale, Randy Orton a terra, questo body slam Roman Reigns. Ed è i due, sono i due rappresentanti dell'Authority, Orton e Show, in questo momento ad avere le redini del match, ma Seth Rollins non ci sta e reversa tutto. Braccio teso andato a vuoto, Randy Orton ancora bracci tesi andati a vuoto. C'è molta confusione, molta tensione, perché il primo che sbaglia una mossa può significare addirittura la sconfitta. Vola fuori Roman Reigns e i due dell'Authority possono pensare a picchiare Seth Rollins. Roman Reigns dietro, Superman Punch, ancora serie di calci, Randy Orton è a terra. I due se li stanno lavorando per bene. Big Show ancora subisce colpi all'angolo, moonsault, ancora bracci tesi, Seth Rollins colpo al braccio per Randy Orton. Big Show non ci sta e si rialza, prova quella che è una chokeslam, no, viene bloccato da Seth Rollins. Ma cosa stanno facendo? Addirittura Roman Reigns l'ha presa sul personale. E ancora, ancora, ancora serie di bracci tesi all'angolo, un altro braccio teso. Seth Rollins alza Randy Orton che reversa repentinamente, viene colpito però da Roman Reigns. La superiorità numerica in certe fasi del match è importante e in questo momento lo Shield è in vantaggio, ma ricordiamoci che il gigante fa per due. Mamma mia, con un calcio atterra tutti, con un missile dropkick Big Show ha atterrato tutti. Roman Reigns, guarda, Roman Reigns, spear! Schienamento! Uno, due! Esce Big Show, ma c'era pronto l'intervento di Randy Orton. Mamma mia, sorpresa! Lucha Express di Randy Orton ai danni di Roman Reigns, che in questo momento subisce. Seth Rollins prova a colpire i propri avversari. DDT! Roman Reigns rientra per aiutare il suo compagno e colpisce ancora Big Show. Randy Orton però subito repentino con un'altra Lucha Express. Quando era fatta nel corso di questo match? Colpo alla testa. Randy Orton quando inizia a fare questi colpi alla testa così è perché si prepara alla sua manovra conclusiva, alla RKO. Spear intanto di Big Show. Schienamento. Uno, due, conto di due. Roman Reigns, Roman Reigns reversa ed è Big Show in questo momento in difficoltà. Non mi aspettavo di poter dire una frase del genere. Big Show in difficoltà. Seth Rollins, oddio, cosa sta succedendo? Big Show si ritrova a terra, Randy Orton prova a colpire Rollins, ma c'è Roman Reigns ancora. Si è subito l'ennesimo Lucha Express. Seth Rollins guarda Orton, allora lo prende, lo mette verso le corde, lo appoggia. Mamma mia, si lancia, oddio, quanta forza, powerbomb. Uno, due, oddio, si libera. Era fatta ragazzi, era fatta. Standing Shiranui, schieramento, uno, solo conto di uno, d'altronde è Big Show signori, non può perdere con questa mossa. Serie di pugni, ancora colpi al volto, scatenatissimo, spinning heel kick. Randy Orton non ci sta e blocca, però
come ho già detto prima, la superiorità numerica in certi momenti del match fa tantissimo. E l'Authority le sta prendendo, ragazzi. L'Authority è in serissima difficoltà. Spear! O quello che credo fosse un tentativo di Spear. Prende solamente di Striscione e di Orton, ma ne approfitta Rollins, che prova l'RKO, ma non riesce. E allora Orton è costretto al subdolo compito di atterrare l'arbitro per evitare conteggi, perché con Big Show fuori dal ring sono guai. Si sta rialzando nel frattempo il gigante, ma è stavolta dopo averne subite a centinaia. È Roman Reigns che restituisce la luta espressa a Orton, e ora alti bracci tesi ovunque, colpito. Randy Orton colpisce Roman Reigns, i due fanno una serie di batti ribatti, scambi continui, si rialza nel frattempo Rollins. Spear reversata! Rollins! Porca io! Schieramento! 1, 2, Big Show! Ci prova, non riesce! A sorpresa! Mantiene lo Shield! I titoli di coppia, anzi mantengono, scusate. Non ci credo ragazzi. L'Authority è stata messa sotto torchio. Chissà come la prenderà Triple H nella prossima puntata di Raw. Chissà come reagirà a questa sconfitta, che non è solo una sconfitta ma è uno schiaffo morale. Ma adesso passiamo al main event della serata. Chiudiamo in bellezza con questo triple threat match valido per il titolo mondiale dei pesi massimi. AJ Styles versus Bray Wyatt versus The Miz. AJ Styles è stato campione mondiale, ha difeso il titolo a SummerSlam, lo ha vinto a Money in the Bank e lo ha perso a Night of Champions contro Bray Wyatt in una maniera... beh, insomma, non nettissima. Sì, c'è stato lo schieramento da parte del guru, ma AJ Styles ha, diciamo, lavorato su questo elemento, oltre che sulla sua clausola di rematch, per ottenere un'altra opportunità titolata. Riuscirà a riconquistare il titolo all'interno di questo triple threat match dove tutto può accadere? O sarà qualcun altro a cantare vittoria? Sarà lo stesso Bray Wyatt, che è il campione mondiale in carica, a difendere il proprio titolo? Diciamo che Bray Wyatt in queste settimane si è occupato di diversi match, come ad esempio quello contro Sami Zayn. Nonostante stasera abbia perso, non ha sfigurato per niente, se ben vi ricordate, né contro Bray Wyatt né contro Braun Strowman. Quindi alla fine sono stati due match molto analoghi, ma con lo stesso livello di intensità. Bray Wyatt alla fine riuscì a vincere e a conservare il suo status da campione mondiale, anche se, ripeto, Sami Zayn gli ha dato molto, molto filo da torcere. Chi è il terzo avversario di stasera? Analizziamo anche il terzo avversario, ovvero The Miz. Innanzitutto c'è da dire su The Miz che si è unito attraverso uno stratagemma, perché in un match non molto tempo fa fu proprio lui a schierare Bray Wyatt. Quindi di conseguenza ha deciso di mettere la palla a balzo e di sfidare AJ Styles in un match all'interno del quale, se avesse vinto, Miz si sarebbe unito alla contesa titolata e l'avrebbe trasformato in un triple threat. Se invece avesse perso, allora tanti saluti, ma Miz, attraverso lo stratagemma che avete visto nella puntata di SmackDown e rivisto nel promo, si è portato a casa la vittoria. E chissà, stasera potrebbe essere il terzo incomodo e magari addirittura potrebbe vincere. Ma a proposito di Miz, eccolo qua, The Miz! Mamma mia, The Miz ha un'occasione titolata e non deve farsela scappare. Però comunque attenzione, perché sì, ok, The Miz stasera si può giocare una grossa opportunità, ma è contro due dragoni, uno come Styles e uno come Bray Wyatt. Bray Wyatt all'interno della nostra universe, ma all'interno di SmackDown, ha vinto sia il titolo intercontinentale che il titolo mondiale. Quindi non è per niente un avversario da sottovalutare, dovrà stare molto attento. Ma come ho già detto, anche Styles è campione e ha voglia, ha fame di vittoria. Quindi The Miz non deve già subito cantare prima del tempo la vittoria, perché nulla è certo. The Miz, mamma mia, la sua team song sembra casare, signori.
Si carica, si applaude da solo. La schermata intanto ci mostra che questo match è in palio, mette in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. L'arbitro alza il cielo e si parte. Via. I tre. Subito Bray Wyatt prova a prendere l'arbitro per evitare conteggi. Braccio teso di The Miz. Running STO da parte del Guru. Ancora calci, Bray Wyatt in questa prima fase, in questi primi momenti, fase ancora è presto da dire, in questi primi attimi del match sembra essere in vantaggio, ma Styles non ci sta, anche se la sua controffensiva è un po' scialba. Ecco, si rifà adesso Styles con questo volo. Allora Styles prende, Enziguri kick riuscito e dalle di The Miz che in questo momento è a terra. Bray Wyatt blocca questo colpo di The Miz sul nascere e lo prende. Bray Wyatt di forza lo atterra. The Miz. In questo momento i due si stanno studiando. Mamma mia! Springboard dropkick da The Miz. Ma è a terra tanto Bray Wyatt con questa neckbreaker. Styles alle spalle. The Miz molto attento. Però blocca questa offensiva. Styles ancora. Styles ancora. Styles ancora. Serie di calci. Pronte ad indebolire le gambe di The Miz per una ipotetica calf killer. Chi lo sa? Chi lo sa, intanto Bray Wyatt all'angolo. Nonostante ciò, reverse jawbreaker. Oddio! Bellissimo suplex sui gradoni d'acciaio portati da The Miz. Mamma mia. Mamma mia, questa prima fase del match è molto combattuta. Ma se devo dire un nome, è quello di Bray Wyatt. Attenzione! Batti e ribatti, The Miz. Rotola fuori per riprendere fiato. E allora sono gli stessi due che hanno combattuto già Night of Champions a rimanere al centro del ring e a continuare con queste serie di scambi, ragazzi. Reverse neck breaker. The Miz rientra e colpisce ancora alla testa Bray Wyatt. Nel frattempo Styles alle spalle. Oddio, facebuster! Bellissima facebuster di AJ Styles che nel frattempo conclude con un high knee drop alla testa di Bray Wyatt. Wyatt esce, nel frattempo gira il ring e rientra con una sedia, ma si lancia Styles, molto furbo, cercare di bloccarlo. Oddio, si rialza The Miz, ma allo stesso tempo si rialza anche Wyatt. Phenomenal forearm! The Miz potrebbe approfittarne colpendo di rapina. The Miz! Styles attento, bella kick! Bray Wyatt è in questo momento ancora stordito. Styles Clash! No! Styles Clash reversata. AJ Styles viene alzato da Bray Wyatt. Sister Abigail! Schieramento! Uno! Due! No! Per un soffio Bray Wyatt non ha concluso la sua difesa titolata. Per un soffio! E ancora, ora prende la sedia. Bray Wyatt si è spazientito, la posizione all'angolo. Chissà cosa vuole fare. Nel frattempo alza Styles. Colpo che va a vuoto. Atterrato Styles con questa backbreaker. Mamma mia, ragazzi. E adesso rimangono i due sfidanti. O meglio, il campione e lo sfidante, scusate. The Miz atterra con questo snap suplex. Bray Wyatt, ora cosa vuole fare? Oh oh. No! Sulla sedia! Sulla sedia! Schieramento! Non può finire così. Uno! Due! Si libera! Bray Wyatt, ma cosa ha rischiato? Nel frattempo AJ Styles si infierisce. Su Bray Wyatt. A terra anche l'arbitro. Bella kick! Ancora una volta. E sono due i bella kick subiti da The Miz, che è costretto di nuovo ad uscire fuori per riprendere fiato. Bray Wyatt prova una controffensiva, ma Styles ad avere le redini nel match lo rialza, ma deve stare molto attento. Blocca infatti Wyatt, seconda Sister Abigail, Wyatt, ma l'arbitro è a terra. Questa con di fatti sarebbe già stato un 3. Ha annullato lo schieramento Wyatt, ma capite ragazzi che quest'ora Wyatt avrebbe difeso il proprio titolo. Calf Killer. Prova a farlo cedere! Non basta! The Miz nel frattempo!
No! Reversa! Phenomenal forearm pure a lui! Stice scatenato! Uno! Solo conto di uno! Se... Vabbè, d'altronde, The Miz è quello più fresco. Tra una rotolata e l'altra finisce sempre fuori. Wyatt. Tipo questa serie di calci. Wyatt. Colpisce Styles al botto. The Miz! Alle spalle! Skull crashing finali! No! No! Uno! Due! Tre! Ed è stato proprio questo il finale! Abbiamo un nuovo campione mondiale! Si chiude così, dunque, Hell in a Cell con The Miz che festeggia con il suo nuovo titolo mondiale dei pesi massimi alla vita! E noi ci vediamo alle prossime puntate della Universe! Ciao a you!